Immaginatevi la scena, siete al Wanda Metropolitano, mancano 2 minuti alla fine, siete in vantaggio di 3 gol, ormai l'arbitro ha già il fischietto in bocca, finisce l'azione e arrivano i 3 fischi canonici. Avete vinto la Champions, i giocatori arrivano da voi che siete l'allenatore, vi prendono in braccio e vi portano in trionfo perché riconoscono il vostro lavoro. Volete fare l'allenatore? Ecco, questo è un breve video dove vi spiego cosa dovrete fare se volete fare l'allenatore. Piccolo stacco e iniziamo. In Italia ci sono 3 tipi di patentini, con ognuno di questi uno può allenare in una categoria, chiaramente partendo dalla più bassa fino ad arrivare alla Serie A o alla Champions League, insomma, al massimo al gota del calcio europeo. La divisione è fatta in questo modo: ci sono 3 patentini, il primo è il UEFA B, poi c'è il UEFA A e poi c'è quello appunto per allenare in Serie A o in Champions League, che è il UEFA Pro. Sono 3 patentini completamente diversi da uno dall'altro. Il primo patentino ti consente di allenare in Serie D. Tu con questo patentino puoi allenare tranquillamente in Serie D e fare l'allenatore in seconda in Lega Pro. Per questo patentino non dovete fare altro che andare a informarvi o andare a fare dei corsi nella sede della Lega Nazionale Dilettanti della propria regione. Quindi io sono di Milano, vado alla Lega Nazionale Dilettanti di Milano. Chi è di Torino andrà ovviamente a quella del Piemonte, eccetera. Insomma, io scusate, volevo dire che vado in Lombardia, però vabbè, avete capito. Ognuno dovrà andare nella propria sede regionale della Lega Nazionale Dilettanti per intraprendere questo corso di allenatore di patentino UEFA B che vale per la Serie D e come allenatore in seconda di Lega Pro. C'è da fare poi il salto successivo, quello del secondo patentino. Il secondo patentino stiamo parlando della UEFA A. La UEFA deve avere già due requisiti principali: deve avere più di 30 anni e deve avere ovviamente il patentino di base, quello appunto il UEFA B. Con l'UEFA A puoi allenare tranquillamente in Serie Lega Pro e puoi fare il secondo in Serie A e in Serie B. È già un passo in avanti. Ma non siete ancora pronti per allenare in Serie A, o perlomeno per fare il primo allenatore in Serie A. Per poter allenare in Serie A vi serve il terzo brevetto, cioè il UEFA Pro. Anche qua devi avere dei requisiti particolari. Devi accedere al corso, ovviamente, il corso dura addirittura durata minima 16 settimane, si fa a Coverciano. Il famoso corso per allenatori che sentite quando parlano di allenatori di Serie A è questo. Non che l'altro non sia un corso allenatore, devi comunque anche l'altro andare a Coverciano, ma questo è quello che, insomma, di solito prendono i giocatori per prendere appunto la licenza per poter allenare in Serie A. Per avere questo terzo brevetto, il requisito principale è che devi avere il patentino precedente da almeno 2 anni. Quindi devi avere già la UEFA A da almeno 2 anni. Ciò vuol dire che devi Di conseguenza devi avere già 30 anni compiuti, altrimenti non lo puoi fare. Precisazione però veloce che dal 2011 in Italia, con la legge che è passata, tu puoi allenare dalla Serie D in giù, cioè Serie D esclusa in giù, quindi dalla eccellenza, promozione, prima categoria, seconda categoria, eccetera, senza patentino. Così vale anche per il settore giovanile, perché anche il settore giovanile puoi allenare tutte le squadre che vuoi senza avere patentino. Tranne il campionato primavera dove ti serve il patentino UEFA B, cioè quello, il UEFA A, scusate, il secondo brevetto, quello che insomma ti dà la possibilità di allenare in Lega Pro, devi averlo per allenare nelle squadre professionistiche del campionato primavera, altrimenti non si può. Per il resto, tutto quello che riguarda il calcio giovanile e il calcio, diciamo, dall'eccellenza in giù, puoi allenare senza patentino. Chiaramente devi trovare una società che ti dia fiducia. Chiaramente però è giusto fare una precisazione che non è tanto un problema di corsi quanto di graduatorie. Perché uno che non ha mai fatto allenatore fa fatica a entrare in graduatoria e chi invece, per dire, faccio un esempio, che ne so io, Pirlo si ritira e vuol fare allenatore, ha la strada spianata, oppure Inzaghi ha la strada spianata o quello che volete. Semplicemente perché i corsi della FIGC sono a numero limitato e allora bisogna stilare delle graduatorie. Da quelle graduatorie vengono fuori i nomi di chi farà il corso, che poi ovviamente di conseguenza chi farà il corso diventerà allenatore. Per fare queste graduatorie ci sono dei punti e i punteggi sono questi che adesso vi vado a elencare.
Un punto per chi ha avuto attività da calciatore in prima squadra in campionato di terza, seconda, prima categoria, serie B femminile, serie regionale femminile per ogni stagione sportiva. 1.50 punti per chi è stato calciatore in Lega Nazionale Dilettanti, eccellenza, promozione, serie A femminile per ogni stagione sportiva. 2 punti per chi è stato calciatore in C2, ex serie D, ex quarta serie, campionato primavera e per ogni stagione sportiva. 2.50 punti per chi è stato calciatore di Lega Pro ed ex serie C1. 3 punti per chi è stato calciatore di serie B per ogni anno di attività. 3.50 punti per chi è stato calciatore in serie A per ogni stagione sportiva. 0.20 punti per ogni partita giocata in rappresentativa nazionale di Lega, nazionale, juniores, under 21 femminile. 0.25 per ogni partita giocata in serie A femminile. 0.30 per ogni gara nazionale under 21 e olimpica. 0.50 punti per ogni partita di serie A. 1 punto per ogni stagione da allenatore nelle leghe dilettanti, 3 punti per ogni anno da allenatore di prima squadra nelle leghe professionistiche, 2 punti per il diploma di scuola superiore, 3 punti per il diploma ISEF, 3 punti per un'eventuale laurea, 2 punti per aver partecipato ai corsi CONI IEI per istruttori non qualificati. E una volta arrivati a prendere il secondo patentino, quello di UEFA B, senza fare quello di UEFA, c'è bisogno di fare quello per la UEFA Pro, e ne vanno aggiunte altre cose. È addirittura divisa in due fazioni, l'attività da calciatore e l'attività da allenatore. Calcoliamo dunque questa, calcoliamo velocemente, vi spiego come funzionano i punteggi per il secondo patentino, cioè il professionista di seconda categoria o UEFA Pro. 0,60 punti per ogni campionato disputato in Serie A o in alternativa, 0,06 per ogni presenza in Serie A, qui parliamo di calciatore, per attività da calciatore. 0.50 per ogni campionato disputato in Serie B in alternativa, 0.04 punti per ogni partita di Serie B, 0.40 punti per il campionato C1 C2 Lega Pro, 0.30 punti per ogni campionato disputato in Lega Nazionale Dilettanti, 0.40 punti per ogni presenza in Nazionale Maggiore, 0.20 per ogni presenza in Nazionale Under 21 Under 23 Olimpica, 0.10 per ogni presenza in Nazionale Junior Femminile Rappresentativa di Lega, 5 punti per aver partecipato a una fase finale del campionato del mondo, 2.5 per ogni scudetto vinto, 1.50 per ogni partecipazione agli europei di calcio, 2 per chi si è laureato campione mondiale juniores, 1.50 per chi invece si è laureato campione mondiale olimpico femminile, 1.50 per ogni fase finale dei campionati femminili internazionali, 2 punti per aver vinto la Coppa Italia, 1.50 per aver vinto la Coppa Italia di Serie C, 0.50 punti per le coppe dilettanti, 2 punti per chi ha vinto Champions League, Coppa Coppa o Coppa UEFA, 3 punti per ogni scudetto vinto in Serie A, 1 punto per ogni promozione dalla Lega di Serie D in su. In aggiunta vanno calcolati altri punteggi per i successi che sono stati conseguiti come allenatori, cioè qua stiamo parlando di allenatori che hanno già il patentino di UEFA B e quindi hanno già lavorato o a livello giovanile o a livello di serie C o serie D, questi risultati che hanno ottenuto in questi anni qua per prendere la UEFA Pro vanno aggiunti ovviamente a quello che già hanno fatto come calciatori. Come funzionano i punteggi? Per ogni anno come responsabile di una prima squadra in C1 sono 2,50 punti, per ogni anno nella vecchia serie C 1,50, in questo caso serie D. Per ogni anno in primavera un punto, per ogni anno in eccellenza o serie A femminile 0,50, per ogni anno da allenatore in seconda 0,20 punti, per ogni anno da allenatore di serie D con promozione un punto, per ogni anno da allenatore in serie A in eccellenza o promozione con vittoria del campionato 0,6 punti, per ogni anno in prima o seconda categoria con promozione 0,30 punti, per ogni anno in terza categoria con promozione 0,20 punti, per la vittoria di un campionato primavera 0,50 punti, per la vittoria di un campionato nazionale Beretti sono 30 punti, per la partecipazione ad ogni corso di aggiornamento sono 0,50 punti. È chiaro che chi ha giocato in Serie A, ho fatto l'esempio di Andrea Pirlo che ha addirittura vinto il Mondiale, che ha vinto tutto col Milan, che ha vinto tanti scudetti con la Juve, insomma un giocatore che ha un palmarès che è veramente invidiabile a tutto il mondo, è tutto più facile, è tutto più semplice e quindi molto probabilmente prenderà il patentino da UEFA Pro in pochissimi anni. E ci sta, perché comunque i punteggi avete capito da soli che è più facile ottenerli se si è giocato a certi livelli, ma non è detto, nel senso che non vi dovete far scoraggiare, perché può capitare, se avete la fortuna di avere un buon successo a livello, cominciamo dalla promozione, eccellenza e poi magari in Serie D e poi anche magari in Lega Pro, sicuramente avrete possibilità, ma non è un percorso facile e quindi sicuramente per chiunque vuole intraprendere questo percorso la strada, se non avete giocato in Serie A o in Serie B, è un po' in salita,
ma non vi arrendete. Precisazione: col patentino, appena la FIGC vi rilascia il patentino, voi potete iniziare ad allenare. La fortuna vuole che non c'è bisogno di nessun corso di educazione fisica, tipo all'ISEF, per fare un esempio. Non c'è bisogno di nessun altro tipo di percorso, non c'è bisogno di questo, di quello o quell'altro. Una volta che uno prende il patentino con questi requisiti che vi ho elencato, uno può iniziare subito, domani mattina, a iniziare ad allenare nella categoria, ovviamente, in cui ha preso il patentino, quindi Serie D, Serie B o Serie A, e spero per voi anche in Champions, e spero che possiate allenare anche una nazionale. Quindi ragazzi, non vi scoraggiate, questo è un piccolo tutorial su cosa potete fare per provare all'esperienza d'allenatore. Ricordatevi che la maggior parte dei patentini, cioè dal patentino UEFA A e il patentino UEFA Pro, cioè i due più importanti, dovete avere almeno 30 anni per poterli fare. Tutti gli altri però, ragazzi, se avete mezza intenzione di poterlo fare, andate alla sede della Lega Nazionale Dilettanti più vicina a casa vostra e informatevi sui corsi. E buona fortuna! Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like, iscrivetevi al canale, e se tra 20 anni sarete in Serie A, ricordatevi di me e ricordatevi del video che ho fatto. Ciao!